Juve-Napoli ufficialmente annullata, data la mancata presentazione del Napoli. L'arbitro Doveri ha appena decretato la non regolarità della partita di stasera contro la Juventus. Ora il fischietto trasmetterà gli atti al giudice sportivo, che decreterà martedì il 3-0 a tavolino in favore della Juventus, nonché il 1 in classifica a carico del Napoli. Milan Spezia 3-0, Lio e Hernandez portano i rossoneri in vetta. Continua il momento di oro del Milan, che a San Siro batte 3-0 lo Spezia e aggancia l'Atalanta in vetta con 9 punti. Benevento Bologna 1-0, la Padula fa volare Pippo Inzaghi. Nella terza giornata del campionato di Serie A, la sfida del Vigorito tra Benevento e Bologna termina con il risultato di 1-0. A decidere il match è la rete di la Padula al 66°, abile a irrompere nel cuore dell'area avversaria dopo un'azione d'angolo. Parma-Verona 1-0, Kurtic punisce il Verona e regala i primi punti al Parma. Con un gol di Kurtic dopo 30 il Parma batte 1-0 il Verona al Tardini e conquista i primi punti in campionato. Lazio-Inter 1-1, Conte non tiene il passo dell'Atalanta. Finisce 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Inter, valida per la terza giornata di Serie A. I nerazzurri passano in vantaggio grazie a un destro di Lautaro Martinez nel primo tempo, ma vengono raggiunti nella ripresa dal colpo di testa di Milinkovic. Savic. L'Atalanta è incontenibile, ancora una golida, Cagliari battuto 5-2. Nella partita delle 12,30 i bergamaschi si confermano la squadra più prolifica del campionato sommergendo il Cagliari già nel primo tempo. Chiesa sempre più vicino alla Juve. La Fiorentina e l'Anturà di Chiesa sono vicini all'intesa per il rinnovo del contratto propedeutico al passaggio del giocatore alla Juve. Lo riporta Sky Sport. Tra le parti mancherebbe ancora qualche dettaglio da limare, ma a breve dovrebbe arrivare il via libera all'operazione. L'esterno offensivo chiede alla Viola un ingaggio analogo a quello che gli garantirà la società bianconera per tutelarsi se il riscatto con la Juve poi non dovesse andare in porto. Raggiunto l'accordo sul rinnovo con la Fiorentina, Chiesa poi potrà diventare un giocatore della Juve. Fiorentina, anche Deulofeu per il dopo Chiesa. Fiorentina al lavoro per il dopo Federico Chiesa, destinato alla Juventus. Come riportato da Sky Sport, oltre all'ex Napoli José María Callejón il club Viola starebbe sondando anche il profilo di Gerard Deulofeu del Watford. Bologna, nuovi contatti per Lianco. Prosegue il pressing del Bologna per Lianco. I rossoblù starebbero infatti cercando di fare un ultimo tentativo in extremis per regalare a Mihajlovic il difensore. Granata avviando nuovi contatti col Torino. Verona, tentativo per Nikola Kalinic. Il Verona tenta il colpo in attacco. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'Hellas starebbe cercando di ingaggiare Nikola Kalinic. L'attaccante dell'Atletico Madrid. Però piace molto anche al Besiktas e si profila un serrato duello fino alla fine della sessione di mercato. PSG, ufficiale King dall'Everton. Il PSG ha ufficializzato l'arrivo di Moise Kean in prestito dall'Everton. L'attaccante ex Juve vestirà la casacca numero 18. Il Lecce annuncia Borchengren. L'ufficialità è arrivata in serata. Il Lecce ha acquisito a titolo definitivo il centrocampista svedese, classe 1998, John Borchengren. Il calciatore, proveniente dal Falkenberg, e Gia Lecce nella mattinata ha sostenuto le visite mediche rituali. Fiorentina Barreca, CL offerta ufficiale. La Fiorentina stringe i tempi per Antonio Barreca. La Viola ha infatti presentato un'offerta ufficiale al Monaco per l'esterno. La formula dell'operazione Sasabe. Quella del prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Torino, Slimani idea per l'attacco. Il Torino continua a sondare il mercato a caccia di una punta centrale. In particolare, stando a TMW, i dirigenti granata avrebbero messo gli occhi su Islam Slimani, attaccante dell'Ester. Milan, Massara, cerchiamo un difensore. Ma è difficile. Se ci sarà l'opportunità di migliorare il Milan non si farà trovare impreparato. Ma mancano poche ore. Kabak. Ci sono diversi nomi, questo rientra tra i tanti. Non sono sicuro faremo qualcosa. Mancano pochissimi giorni. Se succederà qualcosa sarà solo nel reparto difensivo, ma ripeto che mi sembra improbabile in questo momento. Il DS del Milan Frederic Massara, poco prima del fischio di inizio della sfida contro lo Spezia a San Siro, non si sbilancia sulle ultime mosse di mercato. Inter, Moses vicino al ritorno. Moses potrebbe tornare all'Inter nelle ultime ore di mercato. I dirigenti nerazzurri stanno lavorando per riportare alla corte di Conte l'esterno del Chelsea con la formula del prestito.
Genoa, ufficiale Shomurodov. Il Genoa CFC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da FC Rostov il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Eldor Shomurodov, nato a Jeyr Kurgan il 29 giugno 1995. Il giocatore ha firmato un contratto con scadenza 30/06/2024. Roma, può tornare al Sharawi. Con Kluivert ad un passo dall'Ipsia e anche Perotti in uscita, la Roma cerca un sostituto sugli esterni. Il nome giusto può essere quello di Stefan El Shaarawy, che arriverebbe in prestito dallo Shanghai Shenhua fino a giugno 2021. Per il faraone sarebbe un ritorno nel club giallorosso. Il Milan annuncia Dalot, AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del difensore José Diogo Dalot Teixeira dal Manchester United Football Club. Nato a Braga, Portogallo il 18 marzo 1999, Diogo Dalot è cresciuto nel settore giovanile del Porto con cui ha esordito in prima squadra nel 2017 e collezionato 8 presenze, vincendo la Primera Liga. In seguito, nell'estate 2018, si è trasferito al Manchester United con cui ha totalizzato 35 presenze e un gol. Il difensore indosserà la maglia numero 5. Udinese. Ceduto Matosol Empoli. L'Udinese comunica in una nota la cessione di Raider Matosol Empoli. Il brasiliano si trasferisce con la formula del prestito fino al 30 giugno. Inter, Marotta, Alonso? Non arriverà di certo. Beppe Marotta chiude al colpo last minute Marcos Alonso. Posso dire che non è in agenda e che quindi non arriverà di certo, ha detto nel prepartita di Lazio. Inter. L'AD Nerazzurro ha anche dato un indizio sul futuro di Nainggolan, sempre vicino al passaggio al Cagliari ma non ancora ufficialmente rossoblù. Non bisogna mai trattenere un giocatore che esprime la volontà di andare, manca ancora un giorno alla chiusura del mercato, vedremo. PSG João Mário, L'Equipe ritratta, arrivano smentite dall'entourage di João Mário su una partenza in prestito dall'Inter al PSG e anche L'Equipe, che aveva lanciato la notizia, cancella l'articolo. Sul portoghese resta vivo l'interesse del Torino. Cagliari, Passetti, Nainggolan? Faremo il possibile, Nainggolan? Vediamo, manca un giorno alla fine. Faremo il possibile. Così il DG del Cagliari Mario Passetti prima della sfida con l'Atalanta. Roma, le alternative a Smalling. La Roma in continuo pressing sul Manchester United per il ritorno di Smalling ma la trattativa resta difficile. Ecco perché, secondo il Messaggero, si guardano le alternative visto che Fonseca è corto in difesa, Verissimo Santos e Marcão Galatasaray, da escludere un ritorno di Rudiger.